non c'ho molto da polemizzare, sono d'accordo su molte delle cose che dice Paroni, insomma, quindi non è che, anche se cercava di... No, non ritorno sulle questioni, cioè sulla lettura, sull'analisi del fenomeno che è stata fatta, tra l'altro mi scuso, sono arrivato anche in ritardo, ho scusato una parte dei relatori, ma condivido moltissimo le cose che sono state dette da Luigino Bruni e dagli altri, e quindi non ci ritorno. Sulla legge su cui stiamo lavorando, io sono Paolo Mendes, faccio parte anch'io, sono del PD, faccio parte della Commissione Affari Sociali e ho lavorato appunto con Baroni, con Labinetti, con altri a questa proposta di legge. Allora, innanzitutto, per chiarire a che punto siamo messi e per darci una spiegazione, anche una previsione di quello che può succedere. Innanzitutto non è che la Commissione Bilancio, noi abbiamo finito l'esame del testo in Commissione Affari Sociali, approvando una serie di emendamenti, a parer mio migliorando e spesso anche di comune accordo, tra l'altro. Quindi questo è un testo molto trasversale a maggioranza e opposizione su molti punti, anche se appunto a un relatore che è espressione della maggioranza, che poi non del nostro partito, ma è l'onorevole Vinetti. Il testo è andato alle commissioni consultive, non è che la commissione bilancio ce l'ha rimandato indietro con parere negativo, non ce l'ha rimandato indietro, cioè se l'è tenuto, e non dà risposte. Ci sono le copie, cioè? Meno male si è fatto la fotocopia. Il problema è che il testo è bloccato lì, non arriva il parere, al che, voglio dire, ci preoccupiamo, no? Legittimamente. Penso che nei prossimi giorni dovremo avere anche incontri chiarificatori. Io non credo, dalle battute anche avute così, ma voglio dire, in maniera un po' frettolosa, anche con esponenti della Commissione Bilancio, che il problema sia sulle coperture, perché poi le coperture noi... La motivazione ufficiale è stata quella, la motivazione ufficiale mi ha risposto personalmente al mio relatore, sono già preziosi, così ha detto. Appunto, noi il parere non l'abbiamo e quindi motivazioni ufficiali non ce ne possono essere, e le versioni ufficiose... più che di coperture, da altri, io sento dire, un problema di diciamo, messa in discussione dell'attribuzione di competenza, cioè nel senso la Commissione Affari Sociali, licenziando un testo di legge di quel genere, invaderebbe le competenze che sono ormai non più della nostra Commissione, a parte il fatto che questo è costituzionalmente sbagliato, perché le prerogative del Parlamento non possono essere lese, ma di fatto del Governo, dal momento in cui, in virtù dell'articolo 14 della delega fiscale, il Parlamento ha già legiferato di delegare il Governo a emanare un provvedimento su una serie di questioni su cui la nostra legge interviene abbastanza pesantemente. Quindi questo è la spiegazione. È chiaro che è evidente che la legge disturba, diciamo, fa esplodere delle contraddizioni evidenti, che sono delle contraddizioni in seno allo Stato, diciamo, no? C'è un evidente interesse contrapposto del Ministero della Sanità da una parte, che preme per andare in una certa direzione, quando Baroni citava la questione dell'osservatorio attualmente in capo all'Agenzia dei monopoli, e che noi con il testo di legge che abbiamo approvato spostiamo sotto il Ministero della Sanità per la prevenzione delle ludopatie, abbiamo la rappresentazione pratica anche di questo conflitto. Quindi lì evidentemente c'è un problema. La nostra Commissione evidentemente ha lavorato avendo in testa un obiettivo e seguendo un criterio, la Commissione Bilancio ne segue un altro, il MEF ne segue un altro, questo è il problema vero, però di cui dovremo discutere, anche perché qui non è una questione di maggioranza o di opposizione, magari è una questione di opinioni molto diverse che ci sono anche all'interno della stessa maggioranza, degli stessi partiti di maggioranza, compreso il mio. E io non penso che questa legge
sia perfetta, tutt'altro, però penso che rappresenti un passo avanti importante e che quindi sia una battaglia da fare quella di provare a portarla in fondo e a portarla in fondo così com'è, nel modo migliore possibile, e magari provare ancora a migliorare qualcosa nell'iter rimanente. Compie molti passi avanti, ne abbiamo avuto riscontri anche interloquendo con le associazioni, le reti che si occupano della dipendenza dal gioco d'azzardo, con la campagna Mettiamoci in Gioco, che ha, con cui ci siamo confrontati nel merito anche dell'articolato e degli emendamenti. Va chiarito una cosa, che questo è un testo unificato, la relatrice è l'onorevole Binetti, perché aveva presentato la prima proposta di legge, che è una proposta di legge di impostazione esclusivamente sanitaria, cioè riconoscimento della patologia, inserimento della patologia nei livelli essenziali, cura, prevenzione della patologia. Stop. Le altre proposte di legge erano pure specifiche, per esempio una soltanto, ora non mi ricordo neanche chi l'aveva presentata, erano 8 in tutto, sulla etichettatura dei taglianti, no? Quindi molto specifiche. La più somigliante a una legge quadro, diciamo così, era quella dei 5 Stelle, fra l'altro. Si è lavorato a un testo unificato e il testo unificato è diventato una legge che spazia complessivamente su tutti gli aspetti del gioco d'azzardo, o diciamo del gioco lecito con vincite in denaro, per capirsi meglio, no? Allora, qui viene fuori il punto fondamentale. Io penso che, ho sempre sostenuto, che una legge sulla patologia dal gioco d'azzardo fosse zoppa, fosse inutile, anzi dal punto di vista anche della comunicazione e di quello che può incidere sul sentire comune, sull'opinione pubblica, forse anche dannosa, se non ha accanto alla gamba sanitaria la gamba sociale. Perché a parte la gamba sanitaria era già prevista dal decreto Balduzzi, l'inserimento nei livelli essenziali d'assistenza, il riconoscimento della patologia sulla base della definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè, per cui non c'era bisogno di fare una legge nuova. Ma se ti limiti a quello, cioè a dire lo Stato riconosce che c'è un problema patologico, lo Stato decide di curarlo a carico della sanità pubblica, del sistema pubblico, eccetera, eccetera, e ti limiti a quello, dai un messaggio negativo al 100%, perché dici lo Stato con una mano crea il problema, no? È la causa del problema, e con l'altra spende i soldi pubblici di tutti i cittadini per curare il problema. La legge, per essere completa, io su questo ho insistito dal primo giorno, con chi tendeva a limitarla all'ambito sanitario, e insisterò con chi in commissione bilancio, per esempio, dirà non è di vostra competenza perché dobbiamo farlo nell'attuazione della delega fiscale. Deve avere l'altra gamba, deve avere la gamba del riconoscimento dell'origine sociale del problema e dell'origine economica del problema, perché c'è una patologia nel sistema economico, come veniva detto, e c'è una patologia sociale che genera questo, e quindi intervenire su quello con un sistema di incentivi e di disincentivi, inevitabilmente. E quindi tutto il ragionamento che viene fatto, che faceva Bruni in termini di stima e disistima sociale, ma questa cosa è fatta di azioni concrete, e quindi il tema delle distanze, dei luoghi del gioco, degli orari di apertura, della pubblicità, dell'informazione, della sensibilizzazione, delle sanzioni. Allora, qui una serie di cose si fanno, le sanzioni le abbiamo inasprite. La pubblicità, Massimo, l'abbiamo risolta col divieto assoluto di pubblicità. Il problema è che ce lo cercheranno di cambiarcelo, ma se arrivasse in fondo in quel modo, io sarei, insomma, con il tabacco se lo possiamo fare. Noi prevediamo il divieto totale, cioè, quindi superando l'articolo 14 della delega fiscale e lo stesso Balduzzi. Cioè, tutte queste cose ci sono, no? Il problema è che ci viene detto questa roba andrebbe stralciata, limitatevi al problema sanitario, perché tanto c'è già la delega fiscale
che nei giro un paio di mesi sarà pronto il decreto dei delegati e faranno le cose che voi avete previsto. Primo, non mi fido. E quindi finché rimane in piedi il percorso di questa legge, no, non mi fido, nel senso che voglio dire. Sì. Parliamo su YouTube. No, ma non ce ne hanno detto niente di male. Cioè, sappiamo che si può dire tutto. Che ci sono decreti delegati in attesa di esecuzione, diciamo così, arretrati, eccetera, e quindi penso che invece la presenza dell'iter, cioè di questa legge nell'iter parlamentare, che deve andare ancora in prima lettura in aula della Camera, poi avrà una seconda lettura, eccetera, eccetera, quindi prima di diventare legge avrà del tempo, potrà essere un utile stimolo al governo che deve emanare i decreti delegati per andare in quella direzione. E quindi non ha senso stralciare questi contenuti dalla legge finché eventualmente quella delega non viene eseguita. Nel momento in cui venisse eseguita e ha gli stessi contenuti, voglio dire, a quel punto è un altro discorso, ma attualmente non siamo in quella condizione. Questo è il primo motivo, ma il secondo e forse più importante, e chiudo con questo, è che io penso che se noi stralciassimo questa parte, quella sarebbe una legge zoppa e, come cercavo di dire prima, una legge non più utile, che non comunica all'opinione pubblica un contenuto positivo disincentivante rispetto al gioco che genera patologia. No? E cioè, noi viviamo in un paese in cui normalmente le leggi sono illeggibili perché sono zeppe semplicemente di riferimenti ad altre leggi, ad altri commi, ad altri articoli, eccetera, eccetera, e per capirne il significato bisogna fare la lettura comparata di 10 documenti oppure affidarsi alla narrazione che ne fa il mondo dell'informazione, dei media, eccetera. No? Allora, questa è una legge che dall'articolo 1 all'articolo 19 all'ultimo, insomma, può essere letta e ha una sua coerenza di ragionamento. Denuncia un problema, dice che affrontiamo questo problema sul piano della cura, della prevenzione, eccetera, ne vede le cause e quindi interviene sulle cause dal punto di vista dell'informazione, dell'educazione, della sensibilizzazione, interviene sulla dinamica socio-economica del gioco che crea quel problema e pone e cambia le regole del gioco, scusate il bisticcio di parole, in modo da depotenziare questa pericolosità. Allora ha un senso e al cittadino comune gli si può dire: si è fatta una legge sul gioco d'azzardo che ha questi obiettivi, che interviene su questo problema e avrà questa efficacia. Se io gli tolgo tutta questa seconda parte, secondo me è meglio non dirlo. Primo, perché comunque il sistema sanitario debba occuparsi di queste persone, era già stato deciso, e se non lo sta facendo e se non ha i mezzi per farlo è perché non sono stati ancora aggiornati i livelli essenziali come già era previsto, e questo è un altro tipo di problema, no? Secondo, perché io penso che oggi, rispetto a questo che è un grandissimo problema sociale e culturale, serve dare un messaggio chiaro al paese e ai cittadini, e quindi in questo senso la legge nostra può essere